Buongiorno amici, mi avete chiesto nei commenti sul mio canale YouTube come si fa a trasformare la pasta madre in liquori. Niente di più semplice, lo vediamo adesso insieme. Bene, ho tirato fuori la mia pasta madre dal frigo e l'ho tenuta a temperatura ambiente almeno più di mezz'ora. Ora ci tolgo la parte superiore e vado a prelevare 60 grammi per iniziare a fare i liquori. E avrei potuto anche rinfrescarla tutta, però vabbè, adesso ho fatto così e l'altra poi me la rinfresco dopo. Ok, la peso. Sono 60 grammi e nel caso normale del rinfresco normale ci sarebbero andati 30 grammi di acqua. Siccome dobbiamo alzare l'idratazione fino a portarla al 100%, invece di 30 metterò 40 grammi di acqua. Sciolgo bene, la pasta madre con una forchetta, ma fate come volete, come siete abituati, con una frusta, con le mani, come volete. E qui ora dovrò mettere 60 grammi di farina. Quindi ho messo 60 grammi di madre, 40 di acqua e 60 di farina. E poi la prossima volta aumento. La prossima volta, dopo un po' di ore, adesso vediamo quanto tempo ci vuole. Ok, come vedete l'impasto non è duro come al solito, un pochino molle. Però lo lasciamo così, lo metto dentro la stessa ciotolina, poi quando rinfreschiamo la prossima metterò un barattolo. Ok, e aspettiamo che raddoppi. Eccola qua, vedete com'è raddoppiata ed è pronta per il prossimo rinfresco. Sono passate più di 4 ore, forse 5 ore. Ok, qui ho preparato il barattolino adesso. Tolgo la tara e peso di nuovo 60 grammi, quindi non tutta, ne prelevo sempre i soliti 60 grammi. Ok. Bene, e ora metterò 50 grammi di acqua, quindi 60 grammi di pasta madre, 50 di acqua. Sto aumentando mano a mano l'idratazione. Sciolgo con una forchetta, è meglio. Sciolgo un pochino. E poi metto la farina che ho già pesato, 60 grammi di farina. Quindi ho fatto 60 più 50 più 60. Ok. Uno dei vantaggi del liquori è la semplicità del rinfresco, perché poi vedrete alla fine che per rinfrescare basta inserire un po' di acqua e un po' di farina in parti uguali direttamente nel barattolino, quindi senza impastare e senza esubero. E togliere poi quella che ci serve direttamente dal barattolo. Bene, adesso copriamo l'impasto. Bene, ora lo copro con la pezzetta di tela, ci metto l'elastico e lo lascio riposare. Aspetto che cresce. Eccolo qua. È aumentato di volume e si cominciano a vedere le prime bollicine. Bene, procedo per l'ultimo rinfresco per portare l'idratazione al 100%. Quindi prendo 60 grammi di impasto, di licoli, perché adesso possiamo già chiamarlo licoli. Ci metto 60 grammi di acqua. E ho già preparato 60 grammi di farina. Io uso la farina zero per rinfrescare. Bene, sciolgo un pochino così e poi ecco qua.
E poi aggiungo la farina. Poi giriamo per far amalgamare bene, ma non più di tanto, quindi anche un po' grezzo si può lasciare, perché poi lavora da solo tanto. Ecco qua, ho pulito un pochino le pareti così controllo anche se aumenta. E questo, ora invece di mettere la tela, ci appoggio un coperchio, il suo coperchio del barattolo, però senza stringerlo, così do modo di far entrare un po' di aria. Ed ecco qua il nostro licoli, vedete come ha fermentato bene, può stare adesso tranquillamente in frigo. È già pronto per panificare. Io adesso, siamo al giorno dopo, farò un altro rinfresco, ne tolgo un pochino perché è anche tanto questo, quindi ne tolgo un po' per panificare, per la pizza, per qualsiasi cosa voglio fare. E il resto ne terrò di meno, il resto lo vado a nutrire. Quindi vado a rinfrescarlo, dopodiché lo metterò in frigo per una settimana, anche più. Bene, eccolo qua, io adesso ne tolgo all'incirca, questi sono 180 grammi, perché vi ricordate abbiamo fatto 60, 60 e 60, ne tolgo 80 grammi, 80 grammi posso panificare tranquillamente anche 800, 900, un chilo di farina, oppure fare la pizza, qualsiasi cosa, rispettando poi le dosi delle ricette. Ok, quindi vedete com'è semplice la semplicità del ligoli, senza stare a impastare, aspettare che raddoppi, eccetera. Quello che rimane qui, che sono 100 grammi, io adesso o me lo tengo in frigo così tranquillamente, cerco di pulire le pareti in modo che controllo la crescita. Potrei anche rimetterlo in frigo così perché l'abbiamo rinfrescato ieri, quindi potrei anche metterlo così. Altrimenti si può fare un rinfresco veloce che consiste, se sono 100 grammi, mettiamo, che so, 50 grammi di farina e 50 di acqua direttamente nel barattolo, giriamo, sciogliamo e via, e mettiamo in frigo. Anche 20 grammi è un piccolo rinfresco, oppure lo rinfresco tutto, sono 100 grammi direttamente nel barattolo, 100 grammi di farina e 100 grammi di acqua, in questo caso non entrerebbe qui, ci vorrebbe un barattolo più grande. E questo è il Licoli, e poi vedremo i risultati sugli impasti del pane, come sviluppa, perché ci dicono, chi lo usa sempre, che è migliore il risultato, e si sente anche meno acido rispetto alla pasta madre solida. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.